Bentrovati all'ascolto di File e Dolomiti in collaborazione con la delegazione di Belluno del Fondo per l'Ambiente Italiano, e in questo inizio di settimana, poi ricordiamoci la replica anche il mercoledì alle 13.30 di questo nostro appuntamento, parliamo dei martedì del FAI, i martedì del FAI che danno l'opportunità di conoscere le varie tesi di laurea che vengono proposte da neolaureati che affrontano tematiche che riguardano il nostro territorio. Il FAI in questo senso se ne occupa, quindi ben venga, insomma, ci sia questo contributo e soprattutto portare all'attenzione del pubblico questo, lo definisco io, corposo lavoro. Do il saluto e il bentrovata in collegamento telefonico a Mariangela Bognolo, che è a Marghera, perché è di Marghera. Ben trovata Mariangela, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, tu hai frequentato l'Università Ca' Foscari di Venezia, facoltà lettere e filosofia, ma in modo particolare ti sei specializzata in... Allora, esattamente come ha detto lei, mi sono specializzata in storia delle arti e conservazione dei beni artistici, dopo aver fatto una triennale in conservazione dei beni artistici. Quindi un diciamo un percorso particolarmente impegnativo. Sì, abbastanza. Tu hai realizzato una tesi su Villa Crotta de Manzoni di Agordo, dalla storia delle miniere di Valle Imperina alla realizzazione di una villa nel territorio agordino. Allora, dicevamo, perfetto, tu sei di Marghera, ma hai comunque analizzato il territorio, una parte di territorio della provincia di Belluno. Perché? Sì. Allora, diciamo che tutto parte un po' dalla mia infanzia, nel senso che ho da parte di mamma la nonna che appunto era di Cencenighe, e fin da bambina ho avuto modo di fare le vacanze, quindi sia a Taibon che a Agordo, e per me è stato sempre un mistero vedere questa villa ogni volta che ci passavo davanti, ed era un sogno poterla, chissà, magari un giorno poter vedere dal vivo, vederla all'interno, e quindi era sempre un po' la mia fantasia che volava. E alla fine poi ho avuto questa occasione, e qual era la miglior cosa? Era proprio studiare Villa Crotta. Che cosa ti ha colpito in modo particolare di Villa Crotta de Manzoni? Beh, la prima cosa è il modo in cui si presenta, diciamo, a qualsiasi visitatore, cioè quando si entra, no? La prima cosa in realtà che si vede quando si arriva ad Agordo, cioè questa villa possente in un territorio che comunque non abbiamo altre, parliamo dell'Agordino, non abbiamo altre ville del genere. Sì. Quindi veramente è qualcosa di straordinario, però è il modo, no? E questo modo cinquecentesco, anche seicentesco, che dà quasi quel senso di come posso dire, di curiosità, però nello stesso tempo anche un po' tenebrosa. Sì. E quindi attira, secondo me, lo spettatore, il turista, ed è veramente una magia poterla, insomma, poterla vedere anche all'interno, perché ha un giardino che è fantastico. È vero questo, di questo te ne do atto. Da quale punto sei partita per questa tua ricerca? Perché qui si indaga tra la storia, l'architettura ovviamente, quindi come è stata costruita, a quella che è stata poi l'occupazione di questo edificio. Sì, allora tutto parte, diciamo che lo studio era partito dal lo studio proprio del giardino di Villa Crotta. Il problema fondamentale è che documenti relativi al giardino ce ne sono ben pochi. Allora, l'unica cosa da fare era di ricostruire la storia, quindi, delle famiglie che abitavano all'interno, sì, quindi capire com'era l'evoluzione, no, sia architettonica e quindi del giardino circostante, per capire quindi che come poteva essere questo giardino, cioè se veramente c'era il classico giardino, no, all'italiana, o comunque il giardino invece arriva dopo o se arriva alla prima, cioè tutto un percorso per capire questo. Quindi allora si parte dalla storia, no, della famiglia, in questo caso Crotta, sì, ma giustamente i Crotta, cioè bisogna anche inquadrarli.
quindi loro erano dei personaggi che erano riusciti a mettere su questa impresa, no? Con le miniere, erano riusciti a comperare in realtà due case molto vicine tra loro, che saranno poi i due corpi di fabbrica principali che uniti costruiranno diciamo la casa vecchia, diciamo la casa primitiva di Villa Crotta, per poi continuare quindi con tutto, con tutta la parte storica e quindi tutta l'evoluzione. Chiaro, fino ad arrivare ai Manzoni. Esatto, sì, dei Manzoni. Dove vedremo invece che il giardino, sebbene nei documenti presenti nel fondo Giau alla Biblioteca Civica di Agordo non ci sia molto a riguardo, però sappiamo che il De Manzoni era anche un appassionato di botanica, soprattutto nella Villa Pat a Sedico. Uh-huh. Quindi si presume insomma che anche Villa Crotta, Villa Crotta De Manzoni, al suo interno poi verso l'Ottocento ci fosse quindi anche un giardino con piante insomma di un certo insomma valore a livello botanico. Io in questo momento sto guardando la tua tesi di laurea, sì. A dire la verità è disponibile anche su internet, quindi c'è tutto un percorso che dà modo di vedere quella che è stata la tua ricerca, la tua analisi. Sì. Ma perché sei partita dalla storia delle miniere per arrivare poi alla villa? Sì, perché in realtà le miniere sono quelle che hanno dato modo, no, di accumulare fortuna a questa famiglia Crotta, che poi ha potuto con quella fortuna realizzare questa villa, che poi abbiamo visto essere situata, no, in una posizione molto favorevole per la famiglia, perché in quel modo loro avrebbero avuto, no, il controllo su il passaggio delle merci. Quindi c'è tutto, no, un percorso che riguarda, cioè il discorso delle miniere è proprio il punto principale, cioè far capire come questa famiglia è riuscita ad arricchirsi e aver quindi realizzato questo complesso. Ho capito. È interessante l'analisi che hai fatto soprattutto del giardino, ritornando a questo aspetto, perché poi sono diversi gli elementi che si vanno ad indagare al di là di quello che è l'apparato botanico, c'è quello architettonico come le statue, esatto, ad esempio. Sì, sì, infatti il discorso delle statue lì c'è un punto un po' da rivedere, non ovviamente sulla tesi, ma sui testi che sono stati analizzati. Come avrà visto, molti testi hanno riportato sempre le medesime, come posso dire, sempre i medesimi nomi a riguardo di statue, quindi Ercole, Diana, eccetera. Alcuni effettivamente sono quelli, però ci sono altre figure mitologiche che in realtà non erano mai state individuate, come ad esempio Meleagro, Aristeo, cioè ci sono degli elementi iconografici che ci portano poi a effettivamente capire che quelli sono i personaggi indagati. Probabilmente in passato non c'è stata mai questa ricerca iconografica un po' più precisa. Ho capito. Noi ovviamente non diciamo tutto quello che tu andrai ad approfondire. Togliamo la sorpresa. Sì, perché ci saranno tanti altri aspetti di questa tua analisi molto importanti. Gli usi che adesso ha questo edificio quali sono, che non rammento? Allora, diciamo che attualmente l'edificio è privato. Quindi in realtà per poter visitare il giardino c'è bisogno di richiesta verso, verso gli eredi dei De Manzoni. Ho capito. Giuliana De Manzoni purtroppo è venuta a mancare non molto tempo fa, comunque ci sono gli eredi e basta chiedere e fissare un appuntamento. E quindi c'è la perché appunto attualmente la villa insomma è privata. Però diciamo l'esterno è ben visibile, quindi il piccolo cortile delle statue e il cortile rustico su, se non sbaglio, Corso Patrioti, lungo il Broli, quindi si può entrare, si può vedere quel piccolo cortile rustico
e poi ovviamente vediamo dall'esterno, si può benissimo vedere tutta la parte delle scuderie che oggi è sede del Museo dell'Occhiale. Ho capito. Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguire la presentazione della tua tesi nell'ambito dei martedì del FAI il 24 di febbraio. La location è sempre la stessa, la Sala Bianchi in Viale Fantuzzi, a partire dalle 17.30. Poi io spero, magari prossimamente, con un po' più di calma, di averti qui negli studi di Radio Belluno e magari di ritornare ancora a riflettere su questa tua ricerca, questa analisi di Villa Crotta de Manzoni di Agordo. L'invito è quello, se si ha la possibilità di visitare questi edifici, anche di approfondire quello che è l'aspetto storico e culturale di queste ville che sono presenti nel nostro territorio, la nostra provincia ne ha a disposizione un bel po'. Villa Patt, tra l'altro, è risorta a vita in questi anni, anche gestita attualmente dalla Proloco di Sedico, quindi è un'occasione in più per valorizzare questi edifici che hanno la loro storia, insomma, la loro importanza. Grazie a Mariangela Bognolo. Grazie a voi. Un saluto a Marghera, naturalmente. Grazie, e un saluto a Belluno e a tutta, insomma, la provincia. E grazie ancora. Alla prossima. Arrivederci alla prossima!